Sud i Notav mettono la loro bandiera al posto del tricolore. Intervengono i carabinieri, bloccati per 2 ore i mezzi dell'Italcoge, l'azienda che lavora nel cantiere. Un centinaio di attivisti in Notav ha bloccato stamattina per un paio d'ore l'uscita dello stabilimento dell'Italcoge a Susa, la ditta già oggetto di un attentato. Sono intervenuti i carabinieri, il volantinaggio contro l'Italcoge è proseguito al mercato di Susa, dove la bandiera Notav è stata istata su un monumento al posto del tricolore. Di vilipendio della bandiera ha parlato a Roma Enzo Bianco del PD. Quella del movimento Notav è un'escalation senza precedenti. La protesta iniziale è ormai sfociata in atti di vandalismo, aggressione e minacce, ha detto. Per l'assessore regionale ai trasporti Bonino, i nuovi episodi di violenza dimostrano che l'arroganza delle frange violenze del movimento Notav, collegate con ambienti eversivi, aumenta con il crescere della sensazione di impunità. Ambienti dei Notav sostengono che la bandiera italiana al monumento ai marinai valsusini non è stata tolta, ma affiancata da quella appunto del movimento.